Roberta da Colonia Monzese, buongiorno Roberta. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Stai cercando di camuffare la voce o è il tuo telefono che è così? Per capire. No, sarà il telefono. È il telefono di Enrico. Allora, che lavoro fai, Roberta? Allora, io attualmente oggi sono amministrativa in un'azienda che si occupa di ristrutturazioni a Peschiera Borromeo. Sì. Ok. E quello che è successo risale a una decina di anni fa. Io all'epoca lavoravo in una gioielleria, era il cantore Don Lavini, e quando il negozio chiudeva la sera con le colleghe si andava alle Silunghe di Viale Papignano a fare la spesa. Io all'epoca abitavo a Giambellino. Okay. Ma tu sapevi di questa con quell'intenzione, cosa? Cioè, con l'intenzione oppure no? Allora, sinceramente non lo sapevo, l'ho capito poi nel tempo, perché tipo una cosa proprio banalissima ma carinissima, mentre stavo facendo la spesa, mi sono ritrovata del pesce nel carrello. Aspetta, ho trovato una confezione di pesce nel carrello, al momento non ci ho fatto. Allora, aspetta, però cerchiamo di essere precisi, Robert, che tipo di pesce? Sì. Azzurro. Era un'orata. Un'orata intera. Ok. Quindi una direi che anche ottimista un'orata. Esatto, un'orata, una mezz'orata. Lui proprio un'orata. Okay. Complimenti. Al momento non mi sono resa conto. Poi mettendo le cose nel carrello, un certo punto lo faccio nel locale e dico: ma io non l'ho preso questo pesce. Allora mi sono fermata e mi sono un attimino tirato il turno perché ho detto avrò sbagliato carrello e mi vedo un signore molto distinto che mi fa un gran sorriso e ti dice sempre pronto allora da passi ben distinto però sì. Un approccio a pesciate per caso era il suo e lui conosceva scusa Roberta la tua frase è stata scusi è il suo pesce questo per capire per caso questo pesce è il suo stupisce certo, va bene. E com'è finita Roberta? È finita con un gran sorriso, il signore si è ripreso il suo pesce, certo. E poi non so se l'ha acquistato, l'ha rimesso a posto. Certo. Niente, è finita lì perché comunque io ero sposata all'epoca. Io non so perché però tutto il tempo sento la voce di Lino Banfi sotto. È una storia bellissima, ma molto anni 80 però. Sì. E devo dire che a proposito di codici, se uno poteva cercare qualcosa di un po' più non detto, una roba del genere, vabbè. Comunque tu confermi Roberta, la telefonata conferma che praticamente questa cosa già esisteva, quindi negli anni... Sì, confermo. Io sto parlando del 2004, 20 anni fa addirittura. Beh, sarà andata male il pesce a sto punto, suppongo. Sì, perché è sempre quello. È il Teresone. Grazie Roberto, un abbraccio. Ciao. Buona giornata.